Siamo molto lieti di avere di nuovo con noi Gianni Fresu, che è professore di filosofia politica all'Università di Cagliari, per parlare del suo ultimo libro, appena uscito presso Meltemi, intitolato Questioni gramsciane dalla interpretazione alla trasformazione del mondo. E ti chiediamo innanzitutto come nasce, diciamo, questo libro, quali obiettivi ti sei posto. E quale metodo hai utilizzato? Allora, in primo luogo buongiorno e grazie di avermi invitato. Il libro è il risultato di 3 anni di lavoro, essenzialmente sviluppato nel periodo in cui mi sono trasferito dal Brasile attraverso una chiamata diretta all'Università di Cagliari. Per questi 3 anni, nei quali sono rimasto in aspettativa in Brasile, in attesa di stabilire se restare o meno definitivamente in Italia, ho proposto come progetto di ricerca l'oggetto di questo volume. Ed è un lavoro che, diciamo così, cerca di affrontare tre grandi questioni del pensiero di Antonio Gramsci, strettamente connesse tra di loro, a partire da una premessa che provo a spiegare. Cioè, il libro è diviso in 3 parti. La prima tratta della questione coloniale, la seconda della questione liberale e infine la terza si occupa di questioni di teoria politica, quindi le categorie più importanti della filosofia della praxis di Gramsci, a partire da quel processo di definizione che elaborano nei capitoli precedenti. La prima questione dalla quale parto nel volume, diciamo così, si basa sul significato strettamente politico del pensiero di Gramsci e la necessità di tradurlo in una dimensione politica, quindi nelle lotte sociali, nelle contraddizioni che ci riguardano e dunque non soltanto nell'esigenza di interpretare il mondo, ma anche di trasformarlo. Questo perché io credo che in questi anni siano stati fatti in Italia grandissimi progressi sul piano filologico e senza lo studio filologico nessuna traduzione politica è possibile. Tuttavia, nei miei 6 anni di lavoro in Brasile, ho, diciamo così, valutato con ancora più importanza quanto sia strettamente connesso alla necessità di valorizzare il lascito gramsciano, la necessità di tradurlo. E Gramsci in Brasile è uno strumento utilizzato soprattutto per leggere le contraddizioni coloniali del processo di transizione e modernizzazione e soprattutto per pensare programmaticamente all'emancipazione delle masse popolari brasiliane. Quindi io ritengo che nel pensiero di Gramsci filologia e traducibilità politico-filosofica e quindi concretizzazione delle categorie di Gramsci nei contesti specifici delle formazioni economico-sociali per trasformarle, non solo per interpretarle, vadano di pari passo. Perché io credo che un errore attorno al pensiero di Gramsci sia ridurlo ad un classico che è poco o nulla ad adire sulle grandi contraddizioni politiche contemporanee. E quindi lasciare in sostanza la sua opera una sorta di memoria letteraria lasciata al monopolio di alcuni specialisti specializzati in esegesi dei testi di Gramsci e dunque condannare Gramsci dopo le carceri fasciste alle carceri dell'autocontemplazione accademica. E quindi la prima considerazione è la dimensione politica in Gramsci non può essere scissa dall'importanza delle sue categorie nel mondo e nella scienza di oggi. E questo ha anche molto a che vedere con l'impianto che poi ho dato al lavoro, perché io parto da una premessa, sulla base della quale ho cercato di valorizzare un concetto che già lo Surdeva sviluppato nel suo bellissimo Antonio Gramsci dal liberalismo al comunismo critico, perché lo Surdo ci suggeriva che rispetto ad un autore possiamo utilizzare due metodi ermeneutici differenti e contrapposti. Il primo si basa sulla valutazione degli autori, delle concezioni e delle teorie che più hanno influenzato quell'autore. E lo Surdo dice in questo modo possiamo arrivare a dei risultati importanti, ma diciamo così è un'interpretazione che può avere significato tautologico. Però lo Surdo dice l'altro metodo invece è vedere come un autore ha elaborato le sue teorie e ha approfondito il processo di definizione teorica
del suo pensiero a partire dalle contraddizioni concrete e quindi dal tentativo di dare risposta alle grandi contraddizioni. Ecco, l'assurdo ci dice, per un autore come Gramsci, non possiamo assumere il primo metodo, ma dobbiamo assolutamente rifarci al secondo. Perché Gramsci non è un intellettuale che elabora a tavolino le sue teorie. Gramsci è un autore che parte da contraddizioni concrete vissute in prima pelle nella sua giovane esistenza e dunque lo stimolo all'approfondimento teorico parte da contraddizioni specifiche e dei problemi che segnano il suo tempo. Definendo questo concetto, io poi mi occupo in dettaglio di queste tre parti, che non so se vuoi che definiamo da subito ora o se preferisci fare delle altre domande e poi entrare nel dettaglio. Come preferisci, io ho qualche domanda da farti, ce l'avrei, però se poi intanto. Sì, allora parto molto brevemente sulla delineazione di alcune questioni di fondo. La prima questione è che Gramsci, come sappiamo, è l'autore più studiato e tradotto al mondo con Dante Machiavelli, l'autore italiano ovviamente, ed è molto studiato nelle punte avanzate della civiltà capitalistica perché ha fornito categorie e strumenti eccezionali per comprendere la società di oggi, la funzione dei grandi mezzi di comunicazione di massa, il ruolo degli apparati egemonici e degli intellettuali nella definizione dei rapporti di forza di una società moderna. Però Gramsci è studiato anche nel sud del mondo, è un autore fondamentale per i paesi che hanno vissuto processi di assoggettamento coloniale e che ancora oggi subiscono gli effetti della dominazione occidentale e lottano per processi di emancipazione. Ecco, Gramsci è un autore fondamentale di riferimento per il sud del mondo e per i processi di decolonizzazione. Questo avviene in Africa, in America Latina, in Asia, dove Gramsci è sempre più un autore di riferimento. E però c'è una contraddizione a questo punto. Gramsci è considerato giustamente il teorico della rivoluzione in Occidente, il teorico dell'egemonia. C'è un autore che ha compreso meglio di chiunque altro al suo tempo le categorie essenziali necessarie a comprendere le punte avanzate di sviluppo produttivo e capitalistico. Allo stesso tempo Gramsci ha parlato poco di questione coloniale nei suoi scritti e poco si è occupato del sud del mondo. Ma allora com'è che le categorie di Gramsci sono così importanti per il sud del mondo? E qui entra in gioco una questione interpretativa che io ho cercato di approfondire. Nel senso che Gramsci elabora categorie e concezioni utili a pensare leggere e pensare a leggere la condizione coloniale e pensare la decolonizzazione a partire da una condizione specifica che è quella nella quale lui si forma, cioè Gramsci si forma, nasce e cresce, arrivando molto presto ad una concezione abbastanza definita e consapevole delle contraddizioni in ballo in una regione che era periferica, contadina, che aveva subito secoli di dominazione coloniale e forme di assoggettamento che Gramsci percepisce e studia immediatamente. Cioè, quel che voglio dire è che senza intendere il ruolo della questione sarda nella definizione del pensiero di Gramsci, non soltanto in termini di aneddotica biografica, ma nella definizione dei concetti e delle categorie di questo autore, difficilmente possiamo comprendere la molla e le premesse di alcune delle sue categorie fondamentali. Nel senso che buona parte delle categorie utilizzate negli studi postcoloniali, quelle sui subalterni, sullo sviluppo diseguale, sul ruolo degli intellettuali, dunque su quello che possiamo definire il paradigma della questione meridionale, ha una premessa importante, e cioè la Sardegna costituisce un laboratorio ed un'anticipazione di quel che avverrà dopo il 1861 con l'Unità d'Italia, cioè il processo di piemontesizzazione della Sardegna a partire dal 1720 fino al 1847 riproduce modalità di dominio e di egemonia e di assorbimento delle classi dirigenti sarde attraverso un processo di assorbimento di queste classi che favorisce il processo di modernizzazione della Sardegna entro uno schema dualistico di sviluppo
che poi si riproporrà esattamente negli stessi termini con la questione meridionale. Gramsci ha al centro delle sue riflessioni le contraddizioni di questo processo di modernizzazione che in Sardegna nell'Ottocento passa attraverso una accumulazione originaria del capitale con la privatizzazione delle terre, l'eversione del regime feudale, la soppressione degli usi civici e comunitari sulle terre, il processo di penetrazione coloniale legato alla costruzione della rete ferroviaria in Sardegna, il processo di controllo coloniale delle miniere e di tutte le principali risorse. Gramsci, nella sua fase iniziale di formazione sarda, assume posizioni che sono estremamente critiche nei confronti della dimensione coloniale in cui la Sardegna è inserita. Tant'è vero che Gramsci amava ripetere in gioventù amare sos continentales, cioè individuava nel dominio che in primo luogo aveva nel Piemonte il suo elemento di partenza e quindi poi negli equilibri desiguali, diseguali dell'unità d'Italia, vedeva l'origine di molte delle contraddizioni che lui aveva subito. E da questo punto di vista una questione estremamente importante è la centralità della posizione antiprotezionistica di Gramsci. Noi sappiamo che Gramsci individua nel protezionismo doganale la moneta di scambio che sta dietro il blocco naturale che unisce la borghesia industriale del nord e i ceti di proprietà parassitaria della terra nel mezzogiorno. Cioè Gramsci considera il, diciamo così, protezionismo doganale come il sigillo che sta dietro la questione meridionale. E però Gramsci non arriva a concepire la centralità della questione protezionistica seguendo le lezioni di Einaudi a Torino. In realtà la Sardegna è la regione che più ha subito gli effetti del protezionismo doganale esattamente negli anni in cui Gramsci si forma, perché la Sardegna esportava l'80% dei suoi prodotti in Francia attraverso la Corsica. La guerra commerciale con la Francia distrugge letteralmente il panorama economico della Sardegna negli anni in cui Gramsci si forma, tant'è vero che Gramsci vive negli anni in cui la Sardegna vive l'eccidio di Bugerru che dà origine al primo sciopero generale della storia d'Italia, ai moti insurrezionali del 1906, una condizione di, diciamo così, ribellismo endemico che infiamma periodicamente le zone operaie, ma soprattutto le grandi campagne popolate di contadini senza terra e soprattutto di pastori nomadi. Quindi il contrasto tra città e campagna, Gramsci lo vive in maniera diretta. Tant'è vero che il primo atto di affiliazione politica del giovane Antonio Gramsci è l'affiliazione nel 1913 alla Lega Antiprotezionista Sarda di Attilio De Feno. Tutto questo per dire che Gramsci non arriva solo a Torino a una concezione del blocco sociale rivoluzionario avanzato nella quale non c'è solo la classe operaia, ma ci sono sia le grandi masse contadine, sia quelle forme che in particolare in Sardegna segnano il processo di trasformazione economica e la dialettica conflittuale, cioè la pastorizia errante. Cioè Gramsci arriva già a Torino con un'idea circa la centralità delle sterminate masse rurali, dei gruppi subalterni delle campagne in un processo di trasformazione. Non scopre queste cose poi con Lenin, le scopre in primo luogo a partire dalla sua realtà. Ecco, quindi la questione che sollevo è che spesso anche tra i gramsciologi si ha la tendenza a considerare la parte sarda della formazione di Gramsci importante appena da un punto di vista biografico. Cioè Gramsci diventerebbe tale soltanto quando varca il Tirreno e arrivando a Torino si sprovincializza. Ecco, credo che dietro questa lettura ci sia una poca propensione a capire l'importanza di questa fase. E quindi la tendenza a considerare la storia sociale e politica sarda come una storia minore, marginale, una storia con la S minuscola che non merita questa attenzione. Ma se si ha questo approccio diventa poi difficile comprendere, credo, Gramsci. E così arriviamo a un paradosso, in ragione del quale si ha una grandissima attenzione circa il ruolo della centralità di Gramsci negli studi postcoloniali, e quindi nella traduzione del suo pensiero in India, Asia, Africa,
e America Latina, ma si presta pochissima attenzione al tema che Gramsci sviluppa sin dagli articoli giovanili e anche nei quaderni del carcere, che è il tema del colonialismo interno, che definisce le categorie poi impiegate negli studi postcoloniali. Perché Gramsci, sin dall'inizio, scrive che la Sardegna e poi il Meridione vengono immediatamente percepiti come mercato di sfruttamento interno al processo di unificazione nazionale, perché Gramsci dice in sostanza quando si definisce il processo di colonizzazione della seconda parte dell'Ottocento e l'Italia si edifica come Stato, il colonialismo aveva già caratteristiche imperialistiche, cioè si basava sull'esportazione non di merci ma di capitali, ma l'Italia non era in grado di esportare merci. Anzi, necessitava dei capitali stranieri e quindi nel processo di unificazione nazionale il Sud costituisce il mercato di sfruttamento coloniale di una realtà ancora profondamente pervasa dalle contraddizioni del processo di unificazione. Ecco, credo che analizzare con più attenzione l'idea di colonialismo interno e dunque all'interno di quest'idea il ruolo della formazione sarda di Gramsci ci aiuti a comprenderlo meglio. Io nella prima parte in particolare spiego come la questione coloniale in Gramsci è strettamente collegata alle premesse del suo pensiero all'interno della questione sarda. E diciamo così, questo elemento è poi importante anche per lo sviluppo successivo, perché Gramsci sicuramente a Torino entra in contatto con la parte più avanzata, organizzata e cosciente della classe operaia italiane, quindi supera le sue iniziali posizioni, diciamo così, separatiste e quindi arriva ad una concezione di soluzione della contraddizione della sua terra all'interno di un blocco sociale rivoluzionario nazionale. Tuttavia, Gramsci parte da quella premessa senza mai abbandonare quel retroterra teorico. E coglie però, sempre a partire dalla questione protezionistica, coglie una contraddizione nel processo di unificazione nazionale e di edificazione del nuovo Stato. Cioè Gramsci, nei primi scritti tra il 1915 e il 1921, sviluppa una polemica durissima contro il protezionismo economico per spiegare in sostanza come in Italia il processo di unificazione italiana non avvenga a partire da una rivoluzione liberale, ma a partire dalla tutela di interessi parassitari e improduttivi, cioè Gramsci inizia a interessarsi della questione liberale, spiegando come in Italia il liberalismo sia stato soffocato nella culla dopo Cavour, per definire le contraddizioni di un processo che va avanti per rivoluzioni passive con l'obiettivo di escludere le grandi masse popolari dalla processo di edificazione del nuovo Stato. Cioè, la questione liberale è importante per Gramsci non soltanto perché attorno al tema liberale Gramsci coglierà la funzione di questa tradizione filosofica nella transizione dallo Stato patrimoniale al moderno Stato etico, comprendendo la funzione degli intellettuali nella costruzione del consenso, ma Gramsci concepisce inizialmente il socialismo, soprattutto nei suoi primi scritti, come, diciamo così, prosecuzione e rovesciamento dei valori universali immanenti alle rivoluzioni borghesi, nella convinzione però che l'universalismo delle rivoluzioni borghesi fosse essenzialmente incompleto, perché limitato alla dimensione puramente formale dell'uguaglianza. Quindi l'idea di socialismo di Gramsci parte da un processo di rovesciamento che porta Gramsci a concepire il socialismo non come il becchino della società borghese, ma come l'erede della società borghese. Questo attraverso un'interazione critica che Gramsci ha con i deficit di liberalismo delle classi dirigenti italiane. Ma è a partire da questa concezione, trovando poi nel pensiero di Lenin, diciamo così, uno snodo concettuale politico fondamentale che Gramsci concepisce in termini nuovi. Il tema della lotta per l'emancipazione socialista e soprattutto elabora quelle categorie centrali necessarie al rinnovamento del marxismo per renderlo a tutti gli effetti una filosofia della praxis capace non solo di interpretare il mondo, ma di trasformarlo a partire dalle specificità
di ciascuna delle definizioni delle formazioni economico-sociali concrete. E all'interno di tutto questo, nuovamente, il tema della questione coloniale è centrale, perché un punto che Gramsci coglie con sorprendente lucidità sin dall'inizio è che l'irruzione della rivoluzione d'ottobre e del pensiero di Lenin nel quadro del socialismo positivista e deterministico della Seconda Internazionale è il rifiuto di una concezione per la quale i processi di emancipazione vanno attraverso una via crucis del capitalismo secondo schemi di civilizzazione occidentale. E quindi l'idea che, al contrario, come afferma Lenin, ciascun paese avrebbe vissuto processi di emancipazione a partire dalle specificità, dalle proprie specificità culturali, storiche e economiche nazionali. Questo perché il grande significato della rivoluzione d'ottobre è anzitutto, come diceva ancora Lossurdo, il significato e il contenuto anticoloniale di questa rivoluzione, cioè l'idea che la rivoluzione si possa fare anche non soltanto in realtà caratterizzate da un elevato sviluppo delle forze produttive, da una classe operaia forte e organizzata, ma anche in realtà periferiche, dove a dominare la questione agraria, la questione contadina, il tema della riforma agraria, non la questione industriale. Cioè la rivoluzione d'ottobre è, diciamo così, il grande spartiacque che aiuta il marxismo a varcare i confini dell'Occidente, divenendo dottrina di liberazione per i popoli coloniali in Asia, Africa e America Latina, dove avvengono le vere rivoluzioni. Ecco, questa concezione dialettica e antipositivista di Gramsci, secondo me, si gioca in una triangolazione nella quale c'è la premessa che io definisco a partire dalla centralità della questione sarda nei termini di un'anticipazione della questione meridionale. Nell'individuazione a partire da questa realtà di alcune contraddizioni specifiche della formazione economico-sociale italiana, quindi il protezionismo e lo sviluppo diseguale, quindi in un'analisi che è insieme politica e filosofica che consente a Gramsci di elaborare una concezione della trasformazione che è assolutamente originale nel panorama del socialismo del suo tempo, non solo per le categorie più avanzate, ma per il fatto che per primo in Italia Gramsci coglie la centralità della questione contadina, sempre sottovalutata all'interno del panorama socialista italiano. E in questo c'è un elemento di forte vicinanza con Lenin che, per quanto negato fino a tempi recentissimi anche nell'ambito degli studi gramsciani, è assolutamente innegabile, perché Gramsci non diventa il teorico dell'egemonia malgrado Lenin, come alcuni affermano, ma proprio grazie a partire da Lenin. E Gramsci diviene un teorico, diciamo così, dell'egemonia e del processo di emancipazione in un mondo contraddistinto da relazioni di tipo coloniale, non malgrado l'isolamento della sua formazione iniziale, e cioè del provincialismo della sua formazione politico-culturale, ma a partire da quella condizione. Gramsci non diventa, non conosce il mondo complicato e grande e terribile varcando il Tirreno. Cioè, gran parte di questi elementi sono presenti già nel processo di formazione. Ok, grazie. Allora, ti vorrei chiedere se rispetto al titolo, da interpretazione a trasformazione del mondo, si tratta di un processo di Gramsci che sarebbe partito da una posizione, che ne so, più idealista e poi sarebbe arrivato a una concezione marxista, oppure è un invito, diciamo, a chi studia Gramsci a non occuparsi soltanto dell'interpretazione del suo pensiero, ma anche appunto della sua traducibilità politica. Non so se vuoi che ti faccio tutte le domande No, o... facciamo una a una, forse è meglio. Ok. Ma dall'interpretazione alla trasformazione del mondo l'ho individuato come sottotitolo per due ragioni. Primo, perché sintetizza uno dei temi del rinnovamento del marxismo che Gramsci elabora nella definizione della sua idea di filosofia della praxis, e dunque il rapporto strettamente unitario tra dimensione analitica e programmatica che rende il marxismo una teoria vera. E quindi il tema della filologia vivente che Gramsci elabora. E in secondo luogo,
diciamo così, ho individuato questo sottotitolo perché io credo che il problema della trasformazione all'interno degli studi gramsciani in Italia in questo momento sia un problema. Cioè, in questo momento Gramsci è, come posso dire, sottratto alle contraddizioni politiche dell'oggi in Italia. Si fanno degli ottimi studi scientifici, accademici e filologici, ma Gramsci non è utilizzato come strumento per leggere le contraddizioni di oggi e pensare il superamento di queste. In altre parti del mondo non è così. In Brasile Gramsci è sicuramente uno strumento analitico fondamentale, ma è anche, diciamo così, una cassetta degli attrezzi programmatica per concepire la filosofia dell'emancipazione oggi. Il Brasile è un esempio straordinario da questo punto di vista. E poi c'è anche il fatto che, ripeto, io penso che il vero movente del pensiero di Antonio Gramsci sia il tema delle contraddizioni esistenti, cioè i problemi politici che egli ha di fronte sia nel processo iniziale di formazione, sia anche negli anni dell'elaborazione in prigione. E quest'idea delle contraddizioni, Gramsci la declina sempre a partire dall'interpretazione corretta della realtà, ma avendo sempre il fine della trasformazione. Perché anche i quaderni del carcere, come sottolineava Buttigieg, ad esempio, in tanti suoi scritti, ha un approccio disinteressato semplicemente per il fatto che quegli studi non sono finalizzati alla polemica politica immediata, ma sono sempre legati a una aspirazione mondana di trasformazione. Quindi l'operazione che è stata spesso fatta di separare il Gramsci teorico e intellettuale, uomo affamato di cultura, dal Gramsci politico, quindi la contraddizione tra un Gramsci pre e post 1926, è una visione che io credo profondamente strumentale, che ha dietro finalità di ordine politico, ma soprattutto è anche filologicamente sbagliata. E quindi questo tema della trasformazione legata a un'interpretazione corretta della realtà è il tema che segna tutto il pensiero di Gramsci e quindi che definisce le questioni gramsciane. Sì, scusa, a questo proposito, visto che appunto, come giustamente hai fatto notare, e l'abbiamo visto presentando un libro che tra l'altro hai curato proprio te con Marcos Del Roio, cioè come Gramsci è stato tradotto poi in Brasile. Mentre appunto, come notavi pure te, la cosa più carente forse è la traduzione proprio in Italia del pensiero di Gramsci, la traduzione in termini politici. E forse è un problema pure più generale dei paesi, diciamo, occidentali, dei paesi a capitalismo avanzato, perché anche te, appunto, hai fatto notare come Gramsci sia stato molto utilizzato nei paesi, diciamo, cosiddetti in via di sviluppo. Mentre, però, insomma, come notavi pure te, comunque, proprio perché Gramsci, appunto, è un filosofo della prassi. Al centro delle sue ricerche, anche quando stava in carcere, c'era la questione fondamentale della rivoluzione in Occidente. Quello era il tema centrale di tutta la sua analisi, cioè quello è il filo conduttore che lega tutti i diversi aspetti che analizza. Proprio perché, naturalmente, per Gramsci questo era l'aspetto anche, diciamo, esistenziale più importante per lui, cioè il processo rivoluzionario in Occidente era stato sconfitto anche in Italia. E quindi si trattava di capire i motivi per cui era stato sconfitto e quindi il nuovo modo per rilanciarlo. E appunto la cosa che più mi colpisce è che in Italia, ma più in generale nei paesi occidentali, nei paesi a capitalismo avanzato, questo tema che dovrebbe essere il tema centrale per le forze comuniste, rivoluzionarie, sia un tema che è assolutamente scomparso, cioè sostanzialmente non se ne parla mai, non ne parla nessuno, ma non solo. Come dicevi te, giustamente a livello, diciamo, dei professori universitari, ma anche le forze politiche, non mi sembra proprio, anche quelle, diciamo, più radicali, che si interroghino su questa che dovrebbe essere invece forse la questione fondamentale. Sì, sono assolutamente concorde. In Italia Gramsci, ripeto, è diventato oggetto di studi favolosi, perché gli studi filologici che si fanno in Italia sono essenziali per comprendere meglio Gramsci e anche per superare alcune idee errate, alcuni sviluppi più recenti, ad esempio, che ci hanno consentito di sapere che Gramsci parte da Mosca nel 24 già con un'antologia
gli scritti di Marx, che sono in sostanza buona parte degli appunti della cosiddetta ideologia tedesca, oggi ci aiuta a comprendere molto meglio i quaderni del carcere. Però c'è questa parte che è fondamentale e che senza la quale, ripeto, nessuno sviluppo del pensiero Gramsci è possibile. E poi nella dimensione politica c'è un utilizzo di Gramsci che è un poco come se Gramsci fosse un generatore automatico di aforismi da utilizzare in un congresso o sui social. Quindi si citano alcune frasi, le si decontestualizza totalmente dal processo di formazione di quel pensiero e dalla finalità che quel pensiero, diciamo così, aveva in sé, senza approfondire minimamente quanto quelle categorie e quanto anche la stessa biografia di Gramsci possa esserci utile per pensare la trasformazione. Quindi la carenza teorica e concettuale del nostro campo politico, in Italia, in Occidente, ma soprattutto in Italia, trova il suo corrispondente nel fatto che un autore che parla in maniera chiarissima alle contraddizioni dell'oggi, anzi buona parte delle contraddizioni che Gramsci individua al suo tempo sono più attuali oggi di quanto non lo fossero attuali, lo fossero al suo tempo, allora, e però Gramsci, ripeto, non è utilizzato come cassetta degli attrezzi, come, diciamo così, un elaboratore di teorie e categorie che chiaramente dobbiamo modificare, trasformare, perché la realtà di oggi è cambiata rispetto a quella dei suoi tempi, ma è un autore che si cita in buona parte senza studiarlo. Quindi è un autore che sul piano degli studi gramsciani, diciamo così, ha una centralità assoluta da un punto di vista filologico, analitico e scientifico, ma sempre con un certo pudore. Il pudore è evitare che questi studi poi vadano a cascata nella dimensione della traduzione politica nelle lotte sociali dell'oggi. E dall'altra invece, nella dimensione politica, c'è un totale disinteresse nei confronti di quanto questo autore può fornirci per comprendere le contraddizioni e lavorare programmaticamente per il loro superamento. Probabilmente qui c'è l'effetto della sconfitta storica che come campo subiamo in Occidente e in Italia, che un tempo aveva il più grande partito comunista dell'Occidente, e diciamo così, queste problematiche in altre parti del mondo, nelle quali il tema dell'emancipazione è in campo e ha dietro ancora legami di massa, non esiste. Quindi questo spiega questa grande discrasia. Però credo che, così come agli studi gramsciani dell'America Latina o dell'Asia dell'Africa servano gli studi filologici che si fanno in Italia, credo allo stesso maniera che gli studi filologici italiani dovrebbero guardare con più interesse e attenzione all'opera di traduzione concreta del pensiero di Gramsci nelle lotte sociali. Penso al movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, che è la più grande organizzazione di massa contadina al mondo, che ha in Gramsci il suo punto di riferimento teorico principale e che concretamente utilizza l'idea di intellettuale organico di Antonio Gramsci per costruire il processo di emancipazione di quelle masse contadine e un'idea della direzione politica che supera definitivamente la delega passiva agli intellettuali e agli specialisti della politica della borghesia. E credo che senza guardare a quella traduzione, anche il lavoro scientifico fondamentale che si fa in Italia rischierebbe di essere sterile, autocontemplativo, importantissimo quanto vogliamo, ma poco coinvolto nelle realtà del mondo di oggi, perché uno dei principali contributi che Gramsci fornisce al pensiero critico mondiale è appunto come lui concepisce il processo di trasformazione e riesce a rinnovare il marxismo di fronte a contraddizioni assolutamente inedite, individuando elementi nuovi nel pensiero marxista, per quanto già presenti in nuce come quelli riconducibili all'idea di blocco storico e quindi del rapporto strettamente organico tra questioni che riguardano la struttura economica e quelle che riguardano invece la cosiddetta sovrastruttura ideale e la dimensione spirituale dei rapporti di forza. Un tema che è già presente in nuce in Marx e Engels. Pensiamo a quando Marx e Engels nell'ideologia tedesca parlano in termini unitari del processo di divisione e specializzazione del lavoro, dicendo che quel processo di specializzazione e divisione del lavoro raggiunge il suo livello massimo quando si specializza all'interno della classe dominante una classe, diciamo così, uno strato specializzato
nell'elaborazione spirituale, nella costruzione ideologica di quei rapporti di produzione. Ecco, Gramsci elabora, io credo, il tema del rinnovamento del marxismo in una maniera assolutamente originale, ma in linea e in continuità con quanto proveniva dal patrimonio teorico nel quale egli ha inserito la sua elaborazione e militanza. Ma questi temi, ripeto, oggi sono in Italia totalmente sganciati dalle esigenze di approfondimento teorico. Io credo che invece riportare Gramsci nella dimensione politica sia un compito che anche all'interno degli studi gramsciani deve essere sottolineato. Scusa, tornando a un altro grande tema che hai toccato, come appunto a partire dalla rivoluzione d'ottobre, il marxismo poi ha favorito, ha guidato un grandissimo processo di emancipazione nei paesi, diciamo, arretrati, nei paesi subalterni, nei paesi dominati dall'imperialismo, eccetera. Però qui ritorna un problema fondamentale, che appunto questo processo che nasce dalla rivoluzione di ottobre, come sappiamo, quella rivoluzione era stata fatta secondo la concezione che si trattava di rompere la catena degli stati imperialisti dell'anello più debole, ma per favorire poi la rivoluzione in Occidente, perché solo lì c'erano poi le condizioni per costruire il socialismo. Come sappiamo, poi invece proprio la rivoluzione in Occidente ha fallito, e quindi poi le rivoluzioni socialiste sono avvenute, sono state fondamentali, e però poi sono sempre avvenute in paesi dove non c'erano poi le condizioni per costruire una società socialista. E questo ha creato tutta una serie di problemi che viviamo fino ad oggi, insomma. E da qui ritorna il problema fondamentale che si poneva Gramsci e che purtroppo, torno a dire, non ci si pone in Occidente, non solo in Italia, perché appunto non mi pare, per esempio, che anche in Germania ci si interroghi molto né su Gramsci e tantomeno su questo tema, o in Giappone o negli Stati Uniti, eccetera, o in Francia anche, o in Gran Bretagna, che invece poi è un tema centrale, perché appunto se la rivoluzione non si affermerà nei paesi dove sarà possibile costruire il socialismo, i paesi, diciamo, cosiddetti subalterni, in via di sviluppo, avranno poi grandi difficoltà, come purtroppo abbiamo osservato nella storia. Ma io credo che l'individuazione della centralità dei popoli coloniali nella strategia del socialismo internazionale sia uno degli snodi centrali del pensiero di Lenin, che sicuramente l'imperialismo fase suprema del capitalismo concepisce in termini unitari rispetto al tema della rivoluzione in Occidente. Tuttavia, già all'indomani della rivoluzione d'ottobre, penso alla riflessioni che Lenin sviluppa nel 1918 e ancora di più nell'elaborazione attorno al fronte unico tra il 20, il 21 e il 22, ci spieghino come Lenin si rende conto, e questo è fondamentale per definire il concetto di egemonia in Antonio Gramsci, quanto i rapporti di forza nelle società a capitalismo avanzato fossero molto più sofisticati e complessi di quanto non lo fossero in Oriente. E cioè l'idea che, come dice Lenin, in Occidente un sistema che dà una cultura anche all'ultimo operaio, non nel senso di favorire l'emancipazione, ma di inserirlo negli schemi di civilizzazione necessari a incatenarlo, il processo di rivoluzione è molto più complesso. Le riflessioni di Gramsci attorno alla guerra di posizione, al ruolo degli intellettuali e dunque all'idea dello Stato integrale, partono da queste riflessioni di Lenin. Questo significa che Lenin, quando si rende conto che la rivoluzione in Occidente è molto più difficile di quanto non fosse stata la rivoluzione russa, allo stesso tempo afferma che in un contesto di questo tipo investire nelle lotte di decolonizzazione assume ancora maggior significato politico. Quindi il tema è che quelle articolazioni complesse su cui si reggono i rapporti di forza in Occidente si basano su relazioni di dominazione coloniale, di sfruttamento capitalistico mondiale. E Lenin concepisce, ad esempio,
il processo di transizione tra il 21 e il 22, individuando ad esempio nella NEP e dunque nel tentativo di costruire il socialismo su basi consensuali attraverso la ricostruzione di un blocco sociale che comprendesse in termini in funzione attiva le masse contadine, e dall'altra l'investimento totale nella questione coloniale e nello sviluppo di movimenti di emancipazione sottoposti al dominio occidentale. Lenin considera questi due termini strettamente legati nella fase finale della sua esistenza. Ecco, credo che attorno a questo tema si giochi quello che io ovviamente lo cito sempre perché lo considero il mio maestro, perché penso che abbia ancora molte cose da dirci, che è quello che Lossurdo ha sottolineato nel suo ultimo libro, cioè il marxismo occidentale. Cioè Lossurdo ha sottolineato come la contraddizione più grande del marxismo occidentale, dopo Marx ovviamente, è quello di non aver mai compreso in termini dialettici la centralità della questione coloniale. E quindi, ad esempio, aver concepito sin dall'inizio, o meglio, aver condannato sin dall'inizio la rivoluzione russa come uno strano animale che non corrisponde ai, diciamo così, prerequisiti del modello e del paradigma della rivoluzione in un paese avanzato. E questo si è poi, diciamo così, ripetuto in tutti i processi rivoluzionari che sono sempre stati guardati da Occidente un po' con simpatia internazionalista, ma anche un po' con sufficienza paternalistica. Cioè la non comprensione della questione coloniale e anche della difficoltà e della complessità dei processi rivoluzionari in quelle realtà spiega perché spesso la sinistra di classe o rivoluzionaria ha assunto un ruolo così marginale. Faccio un esempio. Le rivoluzioni come quella vietnamita, cubana, cinese, oltre che ovviamente quella russa, tra gli intellettuali occidentali del campo marxista sono sempre state più o meno concepite come delle rivoluzioni tradite. Questo perché si è pensato che dei paesi che sono passati rapidamente da relazioni di sfruttamento feudale o semifeudale alla ambizione di realizzare il socialismo dovessero vivere lo stesso processo di transizione che era stato ipotizzato per l'Occidente. Il punto è che queste realtà hanno vissuto contemporaneamente processi di transizione che aspiravano al socialismo, ma erano processi di costruzione nazionale. Quella cinese, prima ancora che una rivoluzione socialista, è una grande rivoluzione nazionale che è ancora in corso, con mille contraddizioni, con mille problemi che però non possiamo guardare con gli occhi della civilizzazione occidentale per comprenderla. Ecco, io credo che questo sia un grande tema che Lossurdo ha sollevato più volte per spiegare come il paternalismo del marxismo occidentale spesso ha impedito di comprendere quanto in realtà quei processi fossero importanti anche per l'Occidente stesso, cosa che invece Lenin aveva compreso ampiamente. Sì, molto interessante quello che dice. A questo proposito direi che Lenin stesso, a proposito della NEP che giustamente richiamavi, dice che in quelle condizioni, visto che poi purtroppo in Occidente la rivoluzione era fallita, in quei paesi che poi daranno vita all'Unione Sovietica, già se si fosse costruito, dice proprio chiaramente Lenin, un capitalismo di Stato, già sarebbe stato un grande successo in quelle condizioni lì. E questo naturalmente è un problema che riguarda, credo, anche per esempio la Repubblica Popolare Cinese, come dici te giustamente, siamo ancora in una prima fase della rivoluzione, cioè, c'è ancora diciamo, in gioco la questione della rivoluzione nazionale, e quindi possiamo dire che pure lì c'è stato un periodo, semplificando molto, diciamo, di comunismo di guerra ai tempi di Mao Zedong, e adesso ci sia, diciamo, un processo di NEP dove, appunto, come diceva Lenin, già se si costruisse un capitalismo di Stato sarebbe un grande risultato date le condizioni storiche oggettive. Ma proprio per questo torna, secondo me, centrale, appunto, la questione della rivoluzione in Occidente, perché, appunto,
se non ci sarà la rivoluzione nei paesi a capitalismo avanzato, questi processi saranno estremamente rallentati e vivranno per forza tutta una serie di contraddizioni inevitabili. Poi un altro aspetto molto rapidamente, è verissimo quello che dici, cioè che Lenin comprende proprio dopo il fallimento della rivoluzione in Occidente l'importanza fondamentale di investire nella lotta di liberazione coloniale contro l'imperialismo, e questo poi sarà fondamentale per tutto il processo del Novecento fino ai nostri giorni. Però Lenin non pensa questa cosa slegandola dalla questione della rivoluzione occidentale, ma la connette perché secondo lui l'errore fondamentale che ha portato al fallimento, cioè scusa, non l'errore, la contraddizione principale che ha portato al fallimento la rivoluzione in Occidente è la questione dell'aristocrazia operaia. Cioè proprio le politiche imperialiste hanno portato a corrompere, diciamo, alcuni strati dirigenti, per cui appunto non erano più quelli che non hanno niente da perdere se non le loro catene. E quindi lui dice: combattendo l'imperialismo noi potremmo eliminare anche l'aristocrazia operaia e questo poi favorirà, la rivoluzione in Occidente. Ora, ripeto, il processo di liberazione nazionale dei popoli coloniali innescato da Baku e proprio dalla riflessione di Lenin ha avuto un eccezionale successo quasi in tutto il mondo, mentre appunto purtroppo la questione della rivoluzione occidentale non si è sviluppata, e anzi bisogna dire che come già notava Gramsci ai suoi tempi, ma noi potremmo dire pure purtroppo in tempi più recenti, i tentativi di rivoluzione in Occidente sono falliti perché hanno voluto imitare in maniera pedissequa la rivoluzione che era stata fatta con successo in Oriente. Quindi alcuni hanno imitato quella bolscevica, altri hanno imitato quella cinese, ma naturalmente, come dicevi pure te, qui le condizioni sono diverse, come se si rende conto Lenin, come si rende conto Gramsci. E perciò diventa una questione fondamentale capire come deve avvenire qui la rivoluzione, che naturalmente non può essere né come è avvenuta in Russia, né come è avvenuta in Cina, né come è avvenuta a Cuba, eccetera. Ma su questo il marxismo dell'Occidente è sempre stato, diciamo così, intriso di contraddizioni. Nel senso che il socialismo positivistico assume acriticamente l'idea che il processo di emancipazione dei popoli coloniali dovesse avvenire estendendo a quelle realtà le dinamiche e caratteristiche del paradigma di civilizzazione occidentale. Nel 1907 la socialdemocrazia tedesca svolge a Stoccarda un famosissimo congresso nel quale si contrappongono due tesi. Una è quella che rifiuta il colonialismo e le ambizioni imperiali della Germania, l'altra, che era molto forte, articolata da intellettuali come Bernstein, Van Kol e David, che invece attribuiscono alla aspirazione imperiale della Germania una funzione civilizzatrice, quindi propongono al congresso una mozione che sia in qualche modo favorevole alle espansioni e alle aspirazioni imperialistiche della Germania, cioè l'idea che, diciamo così, dominando gli incivili e imponendo loro processi di trasformazione in qualche modo riconducibile alla civilizzazione occidentale sarebbe stato necessario per pensare un futuro alla loro emancipazione, cioè per certi versi il socialismo positivistico riassume quell'idea deterministica che troviamo nel pensiero liberale da John Locke in poi, che concepisce appunto il resto del mondo come funzione subalterna dello sviluppo occidentale. Ma questa contraddizione rimane profondamente presente anche nei quadri del movimento socialista occidentale, anche in Italia. E Gramsci trova una corrispondenza di quest'idea razzistica e, ripeto, deterministica del processo di emancipazione nella questione meridionale, perché i socialisti italiani, scrive Gramsci, vedevano le contraddizioni del Mezzogiorno non come risultato di contraddizioni storiche, economiche e sociali legate al processo di unificazione nazionale, ma come, diciamo così, generate da ragioni biologiche, endemiche di inciviltà dei meridionali. Gramsci citava sempre Camillo Prampolini che amava ripetere: l'Italia si divide in nordici e sudici. Cioè,
Il concepire il processo di sviluppo in termini positivistici e deterministici porta a non considerare mai nella loro giusta dimensione le questioni coloniali. E questo ha delle ricadute anche nell'oggi, nella politica internazionale. E quindi, così come Van Kol, Bernstein e David erano convinti che l'imperialismo esportasse la democrazia e quindi che facilitasse i processi di transizione al socialismo in tempi estremamente lunghi, e quando, diciamo così, il fatale andare delle cose lo avrebbe reso possibile, beh, ancora oggi assumiamo paradigmi che sono propri delle classi dominanti. E quindi, quando noi guardiamo a realtà come la Cina, Cuba, Vietnam e tutti i processi di transizione che sono caratterizzati da grandi contraddizioni innegabili, assumiamo il paradigma dei diritti umani e dell'idea di transizione alla modernità dell'Occidente. Questo nel campo della sinistra rivoluzionaria è evidente, è costante e permanente. Io credo che però si debba anche considerare che ci sia una grande differenza, perché se il processo rivoluzionario russo, nonostante il fatto che Lenin sempre avesse affermato che non ci può essere un modello unico di transizione al socialismo, e cioè che ogni paese avrebbe dovuto percorrere una via propria all'emancipazione, criticando invece la concezione deterministica della Seconda Internazionale. Ecco, nonostante questa premessa, obiettivamente l'Unione Sovietica, nel processo di rafforzamento a partire dagli anni 30, si pone come un modello da esportare per i processi di transizione, per i processi rivoluzionari e i processi di transizione. Nella realtà di oggi, invece, ci sono realtà che faticosamente cercano di uscire da secoli e secoli di domini occidentali, di costruire un proprio processo di definizione nazionale anche all'interno del socialismo, però questi paesi non si pongono come modello. La Cina non ha l'aspirazione a essere modello di costruzione del socialismo per nessuna realtà. Quindi, quando noi pensiamo alla Cina, non dobbiamo pensare alla Cina appunto come la possibilità di trovare degli esperimenti che in qualche modo ci possano essere utili, ma concepire quel processo di emancipazione all'interno della politica internazionale strettamente legata alle nostre esigenze di emancipazione in Occidente. Cioè, se noi aderiamo all'idea secondo cui i processi che contraddistinguono il sud e l'est del mondo siano in qualche modo in contraddizione con la nostra idea di libertà, e quindi appoggiamo tutte le politiche di cordone sanitario nei confronti di quella realtà, beh, non avremo mai un ruolo rivoluzionario in Occidente. E questo si inserisce poi in tantissime altre contraddizioni che ovviamente non abbiamo il tempo di approfondire, ma che partono dal fatto che in una realtà continentale nella quale per decenni si è ripetuto che quella tra capitale e lavoro non fosse più la contraddizione fondamentale, ma che ce ne fossero altre di diverse nuove, perché il conflitto di classe di fatto era stato superato, beh, è chiaro che in una realtà di questo tipo non solo sia difficile parlare di rivoluzione, ma sia anche difficile concepire una politica redistributiva di tipo socialdemocratico, perché c'è stata una capitolazione completa sul piano teorico e una vittoria egemonica del liberalismo a tutto tondo. E quindi l'idea che la storia fosse finita è stata assunta in primo luogo nel campo della sinistra. Io penso ad alcune discussioni che contraddistinguevano il mio vecchio partito ai tempi di Bertinotti, insomma, il Partito della Rifondazione Comunista. Certo, scusa, un'ultimissima questione, sempre tornando a quel tema fondamentale che giustamente hai centrato, quella della traducibilità. Dicevi giustamente che un aspetto fondamentale della traducibilità in Brasile è stato appunto il ragionamento e la prassi del movimento Sem Terra nella creazione di intellettuali organici. Mi sembra che pure questo tema, purtroppo in Italia e più in generale in Occidente, pure qui siamo molto molto indietro, cioè non mi sembra che purtroppo ci si ponga molto questo tema. Per cui io vedo sempre più in Occidente grandi intellettuali, ma tutti intellettuali tradizionali, che hanno sempre meno contatti non solo, diciamo, con la classe, ma anche con le stesse realtà, con gli stessi partiti politici, insomma, che magari fanno pure delle analisi interessanti, però sempre slegate appunto dalla questione della loro traducibilità politica. Proprio
Quindi ti chiedo se forse pure questo non è un tema centrale di Gramsci che andrebbe invece, diciamo, ripreso. Assolutamente. Io in primo luogo penso che senza organizzazioni di massa o quantomeno forme permanenti di organizzazione della partecipazione politica, il ruolo degli intellettuali possa ridursi a non possa che ridursi a quello che attualmente gli intellettuali, anche con posizioni più coerenti, hanno. Perché non è il singolo intellettuale che può realizzare connessioni organiche con il mondo del lavoro, con i gruppi subalterni, con le diverse forme di definizione dello sfruttamento nel nostro mondo. Senza partito politico gli intellettuali non possono avere un ruolo. Ma io credo assolutamente che questo tema sia centrale in quelle realtà dove l'emancipazione è ancora all'ordine del giorno e non lo sia in una realtà nella quale, come dicevo prima, invece la sinistra ha abbandonato progressivamente tutto il suo grande patrimonio ideologico e tutta la sua idea di trasformazione a partire dall'individuazione della contraddizione fondamentale in quella tra capitale e lavoro. Perché quando Gramsci, ad esempio, ci parla dei gruppi subalterni, Gramsci ci dice in sostanza che i gruppi subalterni sono caratterizzati per la natura disgregata, amorfa, per la mancanza di centralizzazione politica, per il fatto che non si ha coscienza del proprio ruolo sociale, dunque non si lascia traccia del proprio passaggio nella storia e anche quando si insorge e ci si ribella, lo si fa subendo costantemente la direzione delle classi dominanti, cioè i gruppi subalterni sono tali perché, mancando di una visione critica e coerente del mondo, che sia stata in grado di fare un inventario degli elementi che nel proprio modo di pensare e agire provengono dalla cultura delle classi dominanti, ecco, Gramsci elabora un concetto che paradossalmente oggi è estremamente attuale, perché il processo di frammentazione e disgregazione del mondo del lavoro ha trasformato buona parte di quelle che erano le categorie tradizionali del mondo del lavoro, che un tempo erano concepite come, diciamo così, fasce avanzate e coscienti delle classi sfruttate, beh, ha trasformato tutto questo mondo in una realtà disgregata che è molto più simile ai subalterni di cui parlava Gramsci che al proletariato di cui si parlava tradizionalmente nel pensiero socialista. Quindi ripensare il tema dei gruppi subalterni guardando al mondo del lavoro oggi e riporsi il problema di quello spirito di scissione che Gramsci pone come premessa all'emancipazione dei subalterni, oggi avrebbe, credo, delle enormi praterie politiche e analitiche, però nessuno si pone questo problema. In primo luogo perché non esistono forze politiche che ragionano in questi termini, in secondo luogo perché anche quel poco che resta di articolazioni organizzative della sinistra radicale e rivoluzionaria, ognuna frammentata e chiusa nel suo piccolo microcosmo, agisce in, diciamo così, a partire da altre dinamiche che non sono quelle di cui sto parlando, cioè l'idea dell'intellettuale organico che nell'MST si pratica e che ha una funzione politica non solo per i contadini coinvolti nell'occupazione delle terre, nella loro crescita politica e intellettuale come soggetti sociali protagonisti. In Brasile ha questo degli effetti enormi anche sulla politica, perché senza l'MST mai Lula avrebbe potuto sconfiggere Bolsonaro nelle ultime elezioni. Senza questa grande massa in azione permanente nelle campagne, la partita in Brasile sarebbe stata chiusa nel 2018 definitivamente. Qui manca tutto questo, ma non significa che manchino i soggetti che subiscono lo sfruttamento. Semplicemente manca la volontà di concepirli in termini unitari, organici e fornire una strategia. In Italia si parla costantemente del popolo delle partite IVA. Noi sappiamo che i lavoratori autonomi in gran parte dei casi sono autonomi soltanto per le ragioni fiscali che interessano le grandi imprese, ma una partita IVA produce solo in base a quanto l'azienda madre alla quale è collegata vuole che produca e fino a quando produca. Quindi anche il cosiddetto popolo delle partite IVA presenta elementi che sono riconducibili alle contraddizioni del lavoro dipendente, con forme differenti. Ecco, riprendere in mano quel tessuto connettivo analitico attorno al tema della subalternità che Gramsci ha elaborato, credo che sarebbe una cosa di straordinaria importanza per ripensare, non dico la rivoluzione,
ma almeno politiche redistributive un po' meno infami di quelle che contraddistinguono l'oggi. Però mi sembra che manchi questa consapevolezza, questa concezione e anche la volontà di mettersi in gioco da questo punto di vista. Grazie Gianni. Allora sì, ricordiamo a tutti di acquistare questo libro appena uscito, Questioni Gramsciane, pubblicato dalla Terza. Dei Grazie. miei temi. Scusa, dammi il temi. Scusa. Grazie ancora e alla prossima.